Buongiorno, buongiorno a tutte e tutte, benvenuti all'iniziativa 150 anni di immigrazione a Roma Capitale, Borgata Finocchio e dintorni, organizzata da CNR ISMED, Servizio Intercultura di Biblioteche di Roma e Biblioteca Collina della Pace. Passo subito la parola per il benvenuto alla padrona di casa di questa iniziativa, Paola Tinchitella, responsabile della Biblioteca Collina della Pace. Buongiorno Paola. Buongiorno, anch'io do il benvenuto a tutte le persone che sono in ascolto, soprattutto ai nostri utenti che in questo momento purtroppo sono lontani dalla biblioteca, non possono fruire di tutti i servizi come sono abituati a fare. In realtà era importante che ci fossimo perché Collina della Pace è diventato subito un presidio per questa borgata dal momento della sua inaugurazione. E ha rafforzato delle connessioni, delle relazioni che erano preesistenti sul territorio, e generandone anche di nuovo. Ha fatto un po' da collante per tutte le realtà. Però è importante questo approfondimento perché il nostro mestiere è quello di metterci in ascolto per poi tarare ed aggiustare, no, le nostre proposte rispetto alle esigenze del territorio. Quindi sicuramente conoscere meglio la storia, ma anche che l'ha attraversata, ma anche la popolazione eterogenea che vive in questo territorio, per noi sicuramente sarà una crescita e sicuramente ci aiuterà anche a riprendere in mano un po' le attività guardando anche a queste sfumature, come abbiamo fatto anche nel passato, insomma, fin dalla sua apertura. Quindi va bene, buon evento a tutti noi, e ti ripasso la parola. Benissimo, grazie, grazie Paola. Questo è il quarto incontro di questo ciclo che per ora si sta tenendo a distanza online, ma che è un ciclo che intende avere una forte caratterizzazione territoriale. Appunto, siamo ospiti virtualmente in biblioteche di quartiere e in ogni incontro trattiamo, affrontiamo il tema delle immigrazioni sulla lunga durata. Quindi nei 150 anni del periodo di Roma Capitale, in ognuno di questi quartieri. Quindi anche nell'incontro di oggi partiremo con l'introduzione, la prima relazione di uno storico. Oggi abbiamo Luciano Villani, storico dell'Università Sapienza di Roma, storico che ha lavorato molto sulle borgate, è il punto di riferimento, diciamo, per il tema delle borgate di Roma, storico anche del lavoro, ha trattato l'occupazione e la manodopera in alcune importanti realtà produttive industriali di Roma. E quindi partiamo con appunto un'introduzione storica di questo quartiere, di questa area di Roma molto, molto peculiare. E lascio subito la parola a Luciano, gli do il benvenuto appunto per la sua introduzione, per la sua relazione. Grazie, grazie Stefano, grazie dell'invito a questo ciclo di iniziative che ho seguito anche con una certa assiduità, quindi a ragion veduta faccio i complimenti agli organizzatori e anche ai partecipanti delle scorse settimane. Dunque, la zona di cui ci occupiamo oggi, Finocchio e dintorni, diciamo subito che non è che sia stata molto studiata. Io conosco gli studi di Alessandro Lanzetta, pregevoli peraltro, che è un architetto, ma dal punto di vista della ricostruzione storica direi che ci sono notevoli margini di approfondimento. Ci troviamo però di fronte a una realtà che chiaramente ha la sua storia, che è anche una storia che non manca di suscitare interesse in chi prova ad accostarci, sì, perché appunto si tratta di una pagina, diciamo, attraverso la quale è possibile vedere, insomma, delle caratteristiche che hanno segnato lo sviluppo di Roma contemporanea. Per
quelle preminenti mi sembrano proprio l'immigrazione e lo sviluppo abusivo informale. Quindi si colgono appunto, si rispecchiano nella storia di Finocchio e dintorni degli snodi cruciali dello sviluppo della città. Andiamo avanti con la slide. Ecco, la prima volta che il toponimo Finocchio compare nei censimenti è nel 1936, lo vedremo tra poco. Fino a quel momento però non è che la zona fosse, diciamo, deserta, vi era anzi una popolazione per lo più sparsa e non agglomerata, compresa dentro la suddivisione territoriale dell'Agro denominata Torre Nuova, che è presente nei censimenti della popolazione di Roma fin dal 1871, cambia poi denominazione nel corso degli anni, Casilina diventa poi di nuovo Torre Nuova, ma quello che volevo far notare è un dato che mi sembra già interessante, insomma, e che ci dice qualcosa sulle caratteristiche socio-economiche dell'area, e cioè il divario costante che c'è tra popolazione residente e popolazione presente, che io proverei a spiegare con la presenza di lavoratori agricoli che risiedono altrove e che nel momento del censimento appunto si trovano in queste zone. Quando si parla di popolazione presente si parla, è sottinteso che sia proprio quella presente il giorno del censimento. E allo stesso modo, diciamo, appare spiegabile anche il fatto che nel 21 invece, non solo, vabbè, la popolazione è diminuita, saranno stati probabilmente gli eventi sconvolgenti della guerra, ma c'è coincidenza tra popolazione residente e popolazione presente. Questo censimento si svolge il 1° dicembre, cioè quando i lavori del calendario agricolo, diciamo, segnano un po' il passo. E può darsi sia un'ipotesi un po' peregrina, ma potrebbe aver contribuito alla stabilità della popolazione anche le iniziative dell'Opera Nazionale Combattente. Una di queste riguarda proprio Finocchio, quindi uno dei tanti progetti di appoderamento, distribuzione di terre e costruzione di case coloniche dell'ONC, nel solco di una promessa, no? Quello della terra ai reduci, che aveva anche generato delle tensioni nelle campagne. Appunto c'è un nucleo dell'ONC che riguarda proprio Finocchio. Andiamo avanti. Nel 1936 invece per la prima volta compare proprio il toponimo Finocchio e anche quello di Borghesiana dentro la più grande suddivisione sempre di Torre Nuova. Che cos'era successo nel frattempo? Beh, era successo qualcosa di molto importante. Intanto nel 1931 era stato approvato il nuovo piano regolatore della città, che però è un piano regolatore che, come i precedenti, non copre l'interezza del territorio, della superficie del territorio comunale, ma contempla, diciamo, solo la sua parte urbanizzata. Possiamo vedere nella successiva slide, lo si vede bene nella pianta del Frutaz del 34, che è una pianta che è disegnata proprio sulla base della delimitazione del piano regolatore. A est questo limite coincide con quella che è l'attuale Palmiro Togliatti, quindi si vede giusto lo sviluppo avviato, insomma, all'inizio degli anni 20, di 100 celle a nord della Casilina. E oltre questo limite che cosa succede? In teoria non dovrebbe succedere chissà cosa, insomma, proprio perché lo strumento che dovrebbe regolare l'espansione e lo sviluppo della città, insomma, è proprio il piano regolatore. In pratica però succede che lo stesso piano regolatore, diciamo, nell'articolo che dovrebbe vietare, impedire le costruzioni fuori dal piano, in realtà sembra scritto apposta per consentirle, l'articolo 14, nel quale l'amministrazione si riserva la possibilità, a sua discrezione, di concedere o meno le licenze per costruire fuori dal piano. E questa interpretazione viene praticamente certificata l'anno successivo, andiamo avanti, con l'approvazione di una delibera famigerata relativa ai nuclei edilizi. Siamo nel 1936, andiamo avanti con la slide, con questa delibera appunto vengono individuati 19 nuclei fuori dal piano regolatore, e a questi 19 nuclei
che c'è un escamotage, si dice siano stati lottizzati prima dell'entrata in vigore del piano, viene concessa la licenza edilizia, addirittura nella delibera si dice che queste zone fossero già provviste di servizi pubblici, il che non corrisponde assolutamente al vero. Giustamente Insolera ha detto, insomma, ha scritto che questa delibera rappresenta un po' il precedente storico che avalla l'abusivismo, no? In effetti è così, dobbiamo dire che anche i regolamenti edilizi approvati nei primi 20 anni del Novecento contenevano delle formule analoghe a quelle dell'articolo 14 e c'è da dire che il fascismo certamente, diciamo, radicalizza delle tendenze che in qualche modo erano già presenti. Soprattutto il fascismo rispetto all'abusivismo ha un atteggiamento contraddittorio. Nei confronti delle baracche parte una vera e propria crociata per la loro demolizione. Già però dalla seconda metà degli anni 20 c'è una fortissima pressione perché gli uffici comunali rilascino con una certa velocità le licenze edilizie per costruire casette operaie in campagna, cioè affinché famiglie moralmente sane, politicamente oneste possano costruire la loro umile dimora, che poi a seconda delle possibilità economiche non è detto che sia proprio del tutto umile. C'è, diciamo, quindi un incoraggiamento a costruire in maniera più o meno abusiva, perché diciamo che questo tipo di la lottizzazione, il frazionamento delle aree della campagna romana e la costruzione abusiva sono ritenute un po' una valvola di sfogo attraverso la quale si dà la possibilità di assolvere a una domanda abitativa che altrimenti sarebbe rimasta inevasa. E con questa delibera c'è una campagna, diciamo, addirittura nel 27 già, no, del popolo di Roma per la casa operaia in campagna. Fino all'approvazione di questa delibera, appunto, nel 1935, vengono con essa individuati 5 nuclei sulla Casilina, e uno di questi è proprio Finocchio. Questa località, quindi, andiamo avanti con la slide, che già è, diciamo, raggiunta dalla strada ferrata, dalla ferrovia Roma-Frosinone, gestita dalle ferrovie vicinali, che fa capolinea a Termini, e poi dall'altra parte, appunto, ha delle diramazioni anche con i paesi dei castelli romani. Insomma, questo centro, questo Finocchio comincia a diventare un centro abitato, anche perché, andiamo avanti con le slide, c'è un altro evento che un po', diciamo, modifica le prospettive di lavoro nell'area. La fabbrica d'armi Breda decide, in vista della guerra, di ampliare i suoi stabilimenti e di trasferirsi a Grotte Celoni, quindi sulla Casilina, in un comprensorio che le autorità hanno ritagliato apposta per la società Ernesto Breda, e quindi nel 1938 inizia la costruzione di questo stabilimento, andiamo avanti, e nel 1939 all'incirca la costruzione della fabbrica d'armi a Grotte Celoni è terminata, quindi tutte le linee di produzione sono trasferite a Grotte Celoni. In che modo andiamo avanti con le slide, anche di molto velocemente, in che modo la presenza della Breda incide sullo sviluppo di Borghesiana Finocchio. Andiamo avanti? Avanti, avanti. Questo sono gli impianti terminati a Grotte Celoni. Andiamo avanti. Viene costruita anche la stazione di Grotte Celoni con il raddoppio del binario da Centocelle a Grotte Celoni. E andiamo avanti. Per vedere appunto in che modo la presenza della Breda modifica, diciamo, no, prospettive e vita all'interno di questi che sono dei borghi ancora per molti versi rurali, ci sono dei dati che ho estrapolato da un mio database costruito ormai una decina di anni fa, quando appunto ero impegnato in una ricerca dedicata alla Breda di Roma.
ci sono appunto quasi il 27% della popolazione, tenendo conto della popolazione conteggiata nel 36, quindi sono dei dati da prendere un po' con le molle, ma insomma un po' un'idea ce la danno, circa il 27% di questa popolazione ha a che fare con la fabbrica d'armi. Si tratta di una manodopera formata sia da uomini che da donne, con un'età abbastanza giovane, età media di 28 anni, ma ci sono tanti giovinetti e giovinette che sono di 18, 19, 20 anni, è fatto abbastanza importante, direi, quasi la metà, il 45% di questa manodopera è legato da rapporti di parentela, il che ci dice sia qualcosa sul sistema di reclutamento adottato dall'azienda, no? Il cosiddetto mercato del lavoro interno esteso, ma ci dice anche che questo sistema di reclutamento, ce lo lascia immaginare, è facile che favorisca l'attivazione delle catene migratorie. Andiamo avanti con le slide. Non abbiamo altri dati sulla provenienza degli abitanti di Finocchio Borghesiana, ma abbiamo questi dati sulla, diciamo, i comuni di nascita della manodopera assunta dalla Breda, che anche in questo caso, insomma, senza volerla sovrapporre sull'intera popolazione, ma un'idea ce la danno, insomma. Quindi abbiamo tanti che provengono dalla provincia di Roma, dalle regioni centrali, Marche, Abruzzo, e poi dal Lazio, per lo più dalla sciocceria, dalla provincia di Frosinone. Ecco, andiamo avanti. Secondo i dati che sono, diciamo, estraibili dal censimento del 51, la popolazione di Finocchio è una popolazione intanto molto giovane, oltre la metà è costituita da persone con meno di 21 anni e l'80% ha meno di 45 anni. Ma volevo farvi vedere come a distanza due località che sono abbastanza vicine, Finocchio Borghesiana e Torre Gaia, hanno una struttura professionale molto, molto diversa, no? È facilmente spiegabile anche questo. Torre Gaia in quegli anni, nel secondo dopoguerra, comprende sia il villaggio operaio e dal dopoguerra in poi la fabbrica d'armi, che è in crisi, chiuderà i battenti nel 59, riesce a dare lavoro privilegiando soprattutto coloro i quali abitano nel villaggio operaio, e oltretutto c'è lo sviluppo di un comprensorio residenziale di tono più elevato, è un'enclave quasi che si è poi sviluppata, oggi si può vedere, ci si accede anche tramite una sbarra, insomma, quindi è una sorta di enclave appunto, e come si può vedere questo incide, no, sulla struttura professionale, sulle attività economiche, perché a Torre Gaia in molti sono impiegati o in fabbrica o nella pubblica amministrazione, a Finocchio invece c'è ancora molto lavoro agricolo, e diciamo probabilmente i giovani che abbiamo visto prima, no, che lavorano presso la fabbrica d'armi, sono i figli di famiglie i cui genitori sono dediti ancora a attività nei campi. Andiamo avanti con le slide. Nel ventennio, diciamo 50-70, c'è una forte, diciamo, uno forte sviluppo, in pratica la popolazione di Borghesiana Finocchio non lo troviamo più come toponimo, lo troviamo, diciamo, compreso dentro la più grande suddivisione di Borghesiana, è una popolazione che in pratica raddoppia o quasi ogni 10 anni, come si può vedere. Questi sono anni sia di boom immigratorio, il saldo di registrazione e cancellazione dei registri anagrafici vede, diciamo, un più 60.000 in media ogni anno, con punte anche di 100.000, e anche di boom cementizio, di boom edilizio, quindi si costruisce tanto, soprattutto, anzi da queste parti, in maniera, diciamo, abusiva. E dal punto di vista delle provenienze dell'immigrazione c'è un fatto curioso, c'è il sindaco di un paese della provincia di Frosinone, di Boville praticamente, che si reca a Borgata Finocchio, un sindaco comunista, vuole che si eviti la dispersione di popolazione che è in quei paesi, diciamo, per via delle crisi, soprattutto dei centri rurali, insomma, tende a diminuire, e va a Borgata Finocchio, perché a Borgata Finocchio ci sono tanti bovillesi, per cercare di convincerli, no, a tornare al loro comune di origine. Questo ci dice qualcosa appunto sul fatto che ancora
e sono le regioni centrali e in particolare il Lazio in questi anni a popolare questi territori di borghesiana finocchio. E sono anni in cui si approfondisce il problema della questione abitativa. In questi anni, diciamo, i ceti medio-bassi non riescono a formulare la loro domanda, diciamo, non è servibile all'interno del mercato privato, né, diciamo, riescono a risolvere questo problema attraverso l'edilizia pubblica che stenta, nonostante l'approvazione della legge 167, l'edilizia pubblica non decolla, anzi all'inizio degli anni 70 registra un tracollo. In pratica l'unica politica che il ceto politico democristiano e poi di centrosinistra riesce a sviluppare è quella di chiudere un occhio e la benevolenza nei confronti dell'abusivismo, che, diciamolo chiaramente, è una politica che comunque consente l'accesso di centinaia di migliaia di persone alla proprietà della casa attraverso la politica delle perimetrazioni, che sarà seguita anche dalle amministrazioni di sinistra negli anni 70 e 80, e attraverso anche poi negli anni, a metà degli anni 80, no, la politica del condono, quindi con la formalizzazione dei titoli di proprietà. Andiamo avanti con le slide. Queste zone, Finocchio e Borghesiana, vengono quindi comprese all'interno della zona F, cosiddetta di ristrutturazione urbanistica, nel piano regolatore del 1962. Questo, diciamo, è la situazione proprio nel 62. Il tentativo è quello di la famosa, appunto, perimetrazione, no? I nuclei non sono altro che lo sviluppo dei nuclei edilizi del 35 che si sono nel frattempo densificati, e il tentativo è quello di cercare di come dire, contenere l'abusivismo. Quello che sta dentro la zona F va recuperato attraverso l'adozione dei piani particolareggiati, e fuori non si dovrebbe più costruire. Già però lo stesso piano regolatore anche in questo caso è molto delle indicazioni contraddittorie, perché in realtà si dice che c'è la facoltà di costruire sempre attraverso l'ottenimento delle licenze edilizie anche prima dell'approvazione dei piani particolareggiati, e chiaramente il risultato è che, mentre per l'amministrazione questa perimetrazione è un'operazione di argine all'abusivismo, viene invece recepita come una promessa di sanatoria, come di fatto poi sarà, che incentiva anche la costruzione che deborda dall'interno all'esterno della zona F, e tra l'altro compromettendo anche i piani di recupero. Quando con i soliti ritardi vengono approvati i piani particolareggiati, ci si rende conto che le aree libere che dovrebbero vedere nascere i servizi che mancano sono già occupati dalle altre costruzioni abusive. Il risultato lo vediamo nella prossima slide, è che l'abusivismo, diciamo, dilata, non conosce praticamente argine, va fuori, anche deborda dalle zone F, arriva addirittura a un certo punto a travalicare i confini del comune. Quello che sono anni in cui peraltro cambia pelle anche l'abusivismo. Andiamo molto velocemente con la prossima slide, perché si passa da, come vedete anche a Finocchio stesso, da diciamo una gestione familiare dei processi di costruzione abusiva con sistemi artigianali e tradizionali, improntati sull'autocostruzione, che è il modello, no? Diciamo degli anni 50, soprattutto inizio 60, ha invece delle costruzioni in cui l'autopromotore si affida direttamente a delle imprese che sorgono, andiamo avanti con la slide, anche all'interno della borgata stessa. Borgata Finocchio ce ne sono almeno un paio in quegli anni, imprese di cottimisti che lavorano in conto terzi, con a quel punto anche, diciamo, costruzioni in cemento armato multipiano, e che vengono anche costruite per la vendita. Quindi ecco, cambiano anche gli attori, diciamo, no, di questo processo di costruzione abusiva. E negli anni 60 e 70
si intensifica anche la mobilitazione dei lottisti. Andiamo avanti con la slide. È una stagione di grande effervescenza sociale che vede gli abitanti della periferia come grandi protagonisti, prima per ottenere l'abrogazione della legge del 39, la legge che impedisce l'iscrizione regolare negli uffici anagrafici, e poi di continuo, insomma, con le lotte per vedersi assicurato il diritto alla casa e soprattutto per portare la città in periferia, per portare i servizi in periferia, le urbanizzazioni primarie, secondarie, per gli allacciamenti idrici, elettrici, gli impianti fognari, eccetera. Ecco, quello che a me sembra però rilevante, e che mi sembra anche confermato dai recenti studi sull'informale, sull'abusivismo, quelli di Alessandro Coppola, di Federico Zanfi, di Cellamare, insomma, è che le categorie che, diciamo, con cui abbiamo spesso guardato l'abusivismo, che sono quelle della battaglia sindacale, di questo sindacato urbano, no, che sostiene i lottisti dell'Unione Borgate, in realtà non ci dicono, diciamo, non tengono conto della natura di questo fenomeno della costruzione abusiva nel suo complesso. Perché, come dire, l'Unione Borgate cerca un po', facendo il discorso, la discriminante è l'abusivismo di necessità e quello di convenienza, no? Quindi quello di necessità è l'autocostruzione, quello di convenienza è quello di speculazione. E si cerca di disinnescare quelle che sono contraddizioni che appaiono evidenti e sono avvertite anche dal Partito Comunista, no? A cui l'Unione Borgata è in qualche modo collaterale. Quindi la contraddizione tra i modelli di costruzione abusiva e i processi di pianificazione pubblica, tra la cementificazione dell'agro è invece l'idea di volerlo tutelare e di, a livello, in maniera integrale, di tutelare i valori ambientali dell'agro romano. E quindi nel discorso pubblico dell'Unione Borgate i lottisti sono le vittime e i lottizzatori sono i carnefici. In realtà, diciamo, l'abusivismo può essere compreso soprattutto come un grande processo, come dire, il cui esito è un processo di negoziazione, di mediazione, in cui si esprimono interessi diffusi, che coinvolge una vasta platea molto eterogenea di attori sociali, e le stesse categorie di convenienza e di necessità, insomma, non ci dicono molto, anche perché la necessità, andiamo avanti con le slide, sono necessità che mutano con il tempo, quindi quello che inizialmente non è strettamente necessario poi lo diventa, no? E concretizzare queste maturate esigenze è anche una convenienza. La sopraelevazione ne è un esempio, diciamo, abbastanza significativo. Così come, andiamo avanti con le slide, io credo che anche l'autocostruzione degli anni 50 non possa essere letta solo come una necessità, perché in essa si esprime un progetto di vita, in qualche modo, no? Cioè una propensione, un'aspirazione che è quella di vivere in campagna, che non è detto potesse essere assorbita dall'edilizia pubblica nel caso in cui questa, insomma, avesse avuto dei ritmi superiori, soprattutto non sarebbe stata assorbita con lo stesso grado di soddisfazione da parte di questa utenza, che appunto andando in campagna, vediamo con la prossima slide, c'è anche un eco della civiltà contadina, i cui segni sono evidenti anche in alcune funzioni dello spazio della casa, no? L'orto, il forno esterno, l'allevamento degli animali da cortile. Queste sono foto prese da un libro dell'81, La metropoli spontanea, che però già ci avvertono gli autori di questo libro a non indulgere in uno sguardo troppo romantico, no? Di fronte a questa memoria rurale, perché è una memoria rurale che è fortemente già contaminata dalla cultura della città. Sto per chiudere, dalla cultura della città, che chiaramente fondamento di questo discorso sono anche le mobilitazioni cui ho fatto cenno prima, ma c'è anche il fatto che a questo punto, diciamo, non solo sono famiglie rurali che vanno a vivere in campagna per in qualche modo stemperare l'impatto con la città, ma sono anche i borghesi che vanno a vivere in campagna. Andiamo avanti con la penultima slide. Anni 70, in questo momento la dinamica demografica, diciamo, si arresta, si va verso una crescita zero, e quindi è soprattutto una
mobilità interna, quella che diciamo continua incessantemente a diciamo sviluppare a livello abusivo queste borgate. Negli anni 70, a Finocchio, alle elezioni del 76 vinte dal Partito Comunista, Finocchio, il Partito Comunista prende il 55%, quindi percentuali quasi bulgare, che già però nel 79 sono in calo, si va intorno al 45-46%, e i comunisti stessi reputano questo calo il risultato di un certo rigore nel tentativo di contenere l'abusivismo. Proprio in virtù di questo calo, questo rigore viene meno e quindi l'abusivismo continua, soprattutto appunto per questa mobilità interna. Le zone dell'agro-romano sono quelle più al centro dello sviluppo demografico in questi anni, si passa dai quasi 100.000 abitanti del 51 ai 365.000 del 71. Luciano, ti devo interrompere. Sì, è l'ultima slide, eccola, con queste borgate, insomma, che oggi ormai sono città, si caratterizzano per una serie di caratteristiche, appunto le basse densità edilizie, una struttura scarsamente razionale, anche delle forme bizzarre. C'è appunto Lanzetta che dice è un disastro urbano, ma è anche un felice caos metropolitano. Intravede, diciamo, il volto di una città mediterranea in cui si stentano a vedere le caratteristiche proprie della modernità occidentale, diciamo. Diciamo, per concludere, che è queste borgate, diciamo, si confrontano anche con la città pubblica, no? Anche nella vostra locandina avete messo quella bella foto in cui si vedono le torri di Tor Bella Monaca. Ecco, nella città pubblica ci sono tanti problemi, c'è una certa dipendenza ancora dalla città, ma c'è anche tanto spazio pubblico che è una condizione che potenzialmente ne può sancire il rilancio in futuro. Nelle borgate, e queste borgate di origine abusiva, i problemi sono di meno in questi anni, c'è una certa autosufficienza che in parte è mediata anche dalla presenza di questa grande infrastruttura che è il grande raccordo anulare, però c'è una forte carenza di spazio pubblico. E affrontare questi due nodi credo che siano un po' le sfide in questi territori che rappresentano e raccolgono ormai il grosso della popolazione romana, sono le sfide del futuro. E ho chiuso. Bene, grazie mille Luciano. Mi spiace averti dovuto, come dire, mettere fretta chiudere una relazione veramente ricca, veramente molto molto interessante. Abbiamo comunque la possibilità poi in chiusura, alla fine delle relazioni, degli interventi di tutti, per riprendere anche alcuni temi. Anche io avrei delle domande da farti, ma evito, però invito appunto chi ci sta seguendo a porre le proprie domande anche utilizzando la possibilità di inserire commenti su Facebook. Bene, allora, questo racconto di un quartiere molto legato all'agricoltura, in cui appunto la caratteristica di essere un quartiere di confine, un quartiere aperto alle immigrazioni rurali, ci permette di passare al prossimo ospite, che è Luigi Di Bernardo. Luigi Di Bernardo è il presidente dell'Associazione di Quartiere Collina della Pace, realtà associativa molto viva, un punto di riferimento per la biblioteca, ma anche per il quartiere. E Luigi Di Bernardo ha una storia appunto da un comune della provincia di Teramo, di immigrazione, legata proprio alle caratteristiche agricole di questo quartiere. Quindi Luigi, io la ringrazio per essere qui con noi stamattina e le lascio immediatamente la parola per la sua testimonianza. Ok, buongiorno a tutti. Sentite bene? Sì, mi sentite bene? Sì, sì, sentiamo, sentiamo. Pronto? No? Prego. Non so se mi sentite. Sì, allora, sì, la sentiamo. Allora, ok. Allora, parlo un po' della mia famiglia, di mio padre, perché poi è stato costretto nel 1954, quando io avevo 8 anni, a trasferirsi qui. Allora, nasce da una
famiglia abbastanza numerosa nell'epoca, sempre in provincia di Teramo, isola del Gran Sasso, nel 1910. Intorno agli anni 25-30 si spostano nel comune di Montorio al Romano perché cercavano un'azienda di mezzadria più ampia e quindi la trovano e vanno lì. Nel 1930 parte militare di leva e si fa i 24 mesi a Chieti e poi si congeda, dopo il congedo fa il matrimonio con una giovane della zona di Filippo Barbara e comincia ad avere la prole nel 1936, il primo figlio. Dopodiché intorno al 40 viene richiamato per la campagna d'Africa. E quindi lì si fa altri due anni buoni in Africa, ritorna, fortunatamente ritorna sano e la famiglia continua a crescere. Il nucleo familiare sono tre fratelli maschi, stanno tutti nella famiglia del padre, Francesco Di Bernardo, che tiene finché può questa famiglia unita. Nel frattempo papà viene richiamato ancora di nuovo e questa volta va ai confini con la Jugoslavia e quindi si trova nel giorno dell'armistizio a Padova, perché l'armistizio forse era stato firmato sicuramente qualche ora o qualche giorno prima, ma qualche ufficiale già lo sapeva, quindi tenta di rimandare verso casa i militari, però arrivato a Padova la mattina alle 9:30 si bloccano tutte le ferrovie, quindi i vagoni pieni di soldati scendono e prendono la direzione per tornare a casa a piedi. Lui arriva con altri commilitoni, fra cui uno che poi diventerà suo cognato, arriva a casa circa 20-25 giorni dopo, tornando a piedi da Padova. Quindi durante il percorso incontra i nuovi paesi, incontra le formazioni partigiane. Quando arriva a casa trova il papà incavolato perché erano passati da avere una formazione partigiana e gli aveva portato via l'asino. Allora papà gli spiega: guarda che sono quelli che riscattano la nostra libertà, non ti incazzare, anzi se c'hai dei materiali da parte, cosa vera, perché l'azienda era abbastanza grande e quindi avevano l'olio, avevano il grano, avevano la farina, e quindi papà gli dice: prova a sfamare qualcuno che magari abita qui nei dintorni, come il comune di Montorio, dove ci sono giacenti nucleari anche all'inizio delle industriali, che magari hanno fame, e quindi accetta questa idea. Mia nonna accetta questa idea. E quindi da lì continua a crescere la famiglia, e quindi nel 44 nasce un'altra. Nel 46 arrivo io. E quindi la famiglia ormai è molto grande, perché anche gli altri due fratelli, benché la sorella si fidanza con un commilitone e si sposa, ma la famiglia è grande perché i fratelli hanno tutti una media di 3-4 figli, noi 5, e quindi in una riunione familiare decidono che bisogna guardare altrove, quell'altrove che papà va in una mezzadria molto più piccola, circa 4 ettari di terreno, dove si rende conto presto che non riesce a mandare i 5 figli a scuola, che non riesce a sfamarli. Non era un problema perché c'erano l'agricoltura loro, le piante di frutta, gli animali che allevavano, però poi alla resa dei conti le entrate economiche erano molto basse, quindi poi nello stesso periodo questa situazione si era accentuato in tutta la zona, perché nella zona di Montorio c'era stato il bombardamento del ponte sempre dopo il 44, e quindi c'era l'economia che soffriva, e quindi le domande delle famiglie per andare all'estero o per andare all'interno dell'Italia. Si crea un comitato nel comune che si preoccupa ad indicare dove andare. E quindi ecco, la sorella di mio padre va in Brasile nel 1953. Noi stiamo in fase di attesa,
e viene questa occasione di venire qui nel Lazio, qui nella tenuta borghese di Pantano Borghese, perché aveva bisogno di manodopera. In quel periodo, praticamente la città che stava ricrescendo per tutti quelli che si erano allontanati a causa della guerra, dei bombardamenti, quindi la città cresceva in un modo espansivo, aveva bisogno di cibo e quindi tutte queste aziende, queste tre aziende che erano della famiglia Borghese, sto parlando di circa 800 ettari di terreno per una, portavano gli alimenti alla città con il sistema tradizionale, con i cavalli e i carri, e quindi avevano bisogno di tanta manodopera. Proprio qui a Pinocchio c'era un casaletto dove si fermavano perché venivano anche da oltre le persone. Quindi noi facciamo questo contratto e arriviamo qui aprile 1954. Andiamo a abitare in questa azienda, in una casa chiamata Le Mole, perché sotto la costruzione c'era il mulino, si trova di fronte alla sorgente della CEA e sotto al quartiere che adesso è diventato enorme, abbastanza grande, insomma, ma allora non c'era nulla, che si chiama Valle Martella. Noi ci troviamo bene in quella casa, è molto spaziosa, circa 200 metri quadrati. Tant'è vero che dopo ospitiamo anche un nostro parente, un cugino che è venuto a lavorare anche lui qui. E quindi tutta la famiglia lavorava, meno che io che ero piccolo, però durante l'estate aiutavo magari a fare il pranzo. Insomma, siamo abbastanza lontani dai centri strutturali dell'azienda. E quindi ecco, siamo lì fino intorno agli anni 60, 59, quindi circa 6 anni, perché in questo periodo che cosa succede? Succede che arriva le macchine agricole cambiano, non esiste più l'aratro tirato dai buoi, ma arrivano i trattori, non esiste più solo la mietilega che tagliava il grano e poi lo doveva, insomma, essere lavorato, ammucchiato e trebbiato nelle varie aie, ma arriva la mietitrebbia. Quindi tutta questa cosa porta che le circa 80-90 famiglie che sono nell'azienda di Pantano e Borghese, ma altrettanto sono nell'azienda di Pratolungo e altrettanto nell'azienda di Borghesiana, che subiscono tutta la stessa sorte. Perché da qualcosa avevano lasciato l'esercito, qualche macchina aveva lasciato l'esercito, qualche campagnola, ma dopo arrivano i trattori OM, poi arrivano le mietitrebbie, e quindi con questo sistema la manodopera praticamente scende dal 100% al 18-20%. Quindi cosa succede? Che i nuclei abitati, i proprietari reclamano i loro spazi e dicono che francamente loro non c'è più e che quindi devono trovarsi un'altra situazione. E qui comincia l'esodo da queste tre aziende verso Pantano, Stazione, verso Pinocchio e verso Borghesiana. Lì qualcuno comincia a capire che i terreni che sono o delle piccole aziende oppure ci sono anche piccoli proprietari dei terreni donati, credo per i ragazzi del 99 in precedenza, e quindi cominciano a vendere. E cominciano a vendere e come diceva chi mi ha preceduto, che ci sono queste leggi un po', diciamo, superficiali, si poteva, ma era in una necessità, farsi una casa propria. E noi qui acquistammo nel 64 e facemmo il primo piano nel 66 con la legge Dufini o Dupini, mi pare, non mi ricordo bene il nome, e si pagava il dazio e era l'epoca in cui il quartiere cresceva proprio con tutti questi spostamenti di queste famiglie che uscivano dalle aziende. E quindi da lì poi comincia
diciamo, a fare le richieste, come avete fatto vedere, dell'urbanizzazione, e con essa però arriva un fatto molto importante. Una di queste tre aziende decide di lottizzare, l'azienda di Borghesiana, che era una delle tre sorelle Borghese. Allora, questa azienda di 800 ettari, immaginate quanta parte di questa azienda diventano tutti lotti da 1.000-1.500 metri. E quindi l'acquisto da parte dei contadini si sovrappone. Come dicevano prima che mi ho preceduto, le costruzioni da sopraelevare, le costruzioni nuove, l'abusivismo che consente anche una certa commercializzazione. Quindi negli anni 70-80 cominciano ad arrivare le prime agenzie che ricollano, che commerciano, insomma, con gli appartamenti. E quindi l'esigenza, questi quartieri sono nati per esigenza. Prima erano solamente un appoggio per chi portava le alimentazioni ai cittadini romani che ritornavano dalla guerra, poi la città cresce, la periferia si trasforma e comincia magari anche l'esodo al contrario. Quindi poi negli anni 90 c'è la costruzione di Ponte di Nona, che è un quartiere completamente nuovo, e quindi la città cresce in modo esponenziale, ecco. E noi qui naturalmente anche noi ci siamo fatti il nostro piccolo angolo, abbiamo pagato le nostre sanatorie, abbiamo trovato anche noi la necessità di far studiare i nostri ragazzi e di aprire questo obiettivo che poteva essere, diciamo, che era stato individuato negli anni 90, perché questa azienda poi, attraverso la lottizzazione, prima affidata a Francisci, papà di colui che poi correva con le moto. Io mi ricordo qui le strade di questa zona, che erano di questa azienda, che erano tutte, diciamo, quei mucchi di terreno delle prime costruzioni, dove venivano a fare le gare di motocross. E quindi durante questi anni, fine anni 80, primi 90, c'è un omicidio. L'omicidio porta l'arrivo della magistratura, porta a scoprire che c'è questo evento nuovissimo, che ci sono delle zone che sono di proprietà della banda del momento di Roma, che era la banda della Matriana. E quindi da lì nascono le prime speranze, con del quartiere che ormai da pochi abitanti è diventata di migliaia di abitanti, e viene fuori l'esigenza di ampliare le scuole, l'esigenza di dare uno spazio vitale, che poi è diventato il Parco Collina della Pace e quindi la biblioteca. Il quartiere ha reagito bene, ha lottato moltissimo, perché dove adesso sta il parco c'era un palazzone che dovevano essere oltre 30 piccoli appartamenti. Questo palazzone si era proprio, diciamo, era stato occupato da operai che venivano dal Lazio, ma anche poi dai primi arrivi da parte dell'Europa, che anche l'Europa si sta trasformando sia politicamente, e quindi ci sono questi spostamenti, e da qui, insomma, nasce la nostra lotta, che magari non è il caso di raccontare oggi, ma in altre occasioni. E quindi, ecco, riusciamo con la lotta di tutti i cittadini, col comune del periodo che l'amministratore è Veltroni, e l'assessorato alle periferie, c'è cioè Luigi Neri. Nel frattempo è stata approvata la legge 109-96, la legge importantissima che porta Pio La Torre a essere ucciso, e porta anche Rognoni, che era del Partito Democratico, quindi erano i presentatori, gli autori di questa legge, che è stata una legge che ha visto molto lontano e che ha permesso poi di dare ai cittadini queste zone che erano invece in mano alla malavita organizzata.
E da lì abbiamo cominciato questa battaglia. C'è stato anche l'intervento molto importante di Luigi Ciotti, c'è stato Caselli, c'è stato lo stesso Grillo nel 2002 per poter abbattere quel palazzone che stava lì, e quindi ecco, da lì nasce, si arriva a far abbattere il palazzo, parte il progetto, parte con le scuole, abbiamo già 3.000 bambini a scuola, dall'asilo materno alle scuole medie, e quindi si fa una raccolta firma all'interno delle scuole, sia con i genitori che con i ragazzi, per scegliere cosa fare in quei 13.000 metri di terreno. E viene fuori il parco, viene fuori le esigenze della biblioteca. E quindi continuiamo con questo, diciamo, con questa lotta, si riesce ad abbattere il palazzo, si riesce a fare il parco, e che si inaugura il 17 dicembre 2007, e da lì, 2 giorni dopo, viene firmata la convenzione del Comune di Roma e il progetto dell'attuale Biblioteca Collina della Pace. Ecco, io mi fermo qui perché credo di aver già, diciamo, importunato, raccontato troppo. Grazie mille. Perfetto. Grazie davvero a Luigi Di Bernardo e anche nel suo caso ci riserviamo poi se avanzerà tempo, come credo che avanzerà, per ritornare anche per magari un secondo giro di approfondimento. Insomma, una testimonianza importante di un'esperienza immigratoria che poi diventa un fulcro per la vita associativa del quartiere e per la stessa anche nascita di questo spazio, dello spazio della biblioteca, che, come ricordava la responsabile Paola Tinchitella in apertura, è uno spazio recente. La biblioteca è del 2017, ma è appunto un punto di riferimento per il quartiere, è ormai diventato imprescindibile. Allora, avviciniamoci in questa nostra mattinata, in questa nostra iniziativa, alle migrazioni più vicine a noi. Apriamo appunto con l'intervento di Fabrizio Ciocca, benvenuto, che invito a togliere il muto al microfono. Fabrizio Ciocca, sociologo, esperto di Islam, della presenza musulmana in Italia, uno dei appunto riferimenti nel nostro paese su questi temi. Ringrazio appunto per essere qui con noi e gli lascio la parola per la sua relazione. Sì, buongiorno. Intanto ringrazio gli organizzatori veramente per questa bellissima iniziativa e mi allaccio anche un po' ai precedenti relatori, nel senso che la mia relazione è, diciamo, rispetto poi all'oggi. Abbiamo visto il passato in questa continuità, vediamo un po' l'oggi. Ho preparato una serie di slide in cui tratterò appunto alcuni aspetti sociodemografici delle comunità straniere all'interno di questo municipio. Se possiamo vedere la prima slide, sì, quella successiva. Questo, ecco, cominciamo un attimino a capire quando parliamo di Roma di cosa parliamo, perché spesso sentiamo anche, no, nei mass media, spesso si parla di Roma e si paragonano i problemi, le problematiche di Roma con le altre città. Ecco, quella dimensione della nostra città ci fa capire che abbiamo criticità maggiori. Considerate che Roma è ben 8 volte il territorio di Milano, però abbiamo anche risorse umane ed economiche maggiori. Quindi, quando parliamo appunto di Roma, questo elemento va sempre tenuto in considerazione. La grandezza, appunto, non nel senso di richiamo ai fasti del passato, ma proprio a livello territoriale. Ecco, quindi vediamo nella prossima immagine, per esempio, una serie la tendenza generale appunto della popolazione straniera di Roma. Abbiamo visto appunto fino a, diciamo, agli anni 80 che l'immigrazione anche all'interno di questo territorio di cui abbiamo parlato fino ad oggi era soprattutto un'immigrazione di italiani. A partire dagli anni 80 è un'immigrazione più straniera.
E vediamo questi dati di questo grafico che qui ho ripreso appunto da questo sito Tutta Italia, che cosa è successo negli ultimi quasi 15-20 anni nel nostro territorio di Roma. Vedete che la popolazione da meno di 100.000, la popolazione straniera di meno di 100.000 al 2003 è arrivata a quasi 350.000 di oggi, pari al 13% della popolazione complessiva. All'interno della città di Roma, considerate che in Italia la popolazione straniera è pari all'8,5%, quindi a Roma c'è un valore superiore alla media, ma soprattutto il dato che qui a noi interessa è che negli ultimi appunto 15 anni la popolazione nella nostra città è aumentata di 260.000 unità, ma se la scomponiamo tra appunto italiani e stranieri vediamo che in realtà questo aumento demografico per il 73% è composto da cittadini stranieri, e questo è anche un altro dato che ci comincia un po' a far capire come la nostra città è cambiata negli ultimi anni. Infatti, come possiamo vedere nella prossima slide, vediamo un po' di dati. Allora, i dati di questo municipio sono molto importanti e molto significativi da un punto di vista proprio numerico. Innanzitutto stiamo parlando di una popolazione che potremmo paragonarla ad una città, come potrebbe essere Verona o Venezia. Se il municipio, se il sesto municipio appunto fosse una città, vedete che sarebbe praticamente al 13° posto. Stiamo parlando di quasi 260.000 persone. I residenti stranieri sono 45.000, quindi pari praticamente al 18% dei residenti complessivi, ma questi 45.000 praticamente diventano 50.000 e superano anche questa soglia, perché dovete considerare che ci sono appunto ex stranieri che in questi ultimi 10 anni hanno ottenuto la cittadinanza, quindi comunque sì, sono adesso ufficialmente italiani, ma portano con loro tutto un background migratorio. In sintesi, oggi un cittadino su 5 del municipio è straniero o comunque ha un background migratorio. E quindi vediamo un po' i dati in più in profondità di questa popolazione straniera all'interno del municipio nella prossima immagine. Ecco, ora, senza che noi ce li vediamo, praticamente li vediamo paese per paese, vi ho messo qua, ho pubblicato le prime 20 collettività stranieri per numerosità. Potremmo dire in un certo senso che questo è un municipio mondiale, tra virgolette, perché all'interno del municipio praticamente sono presenti tutte le nazioni del mondo, oltre 150 nazioni. Ovviamente diciamo che la collettività rumena fa un po' la voce grossa, tra virgolette, perché rappresenta quasi il 45% di tutta la popolazione straniera, però ecco, poi se vediamo i primi 10 abbiamo un equilibrio tra appunto popolazioni che provengono dall'Europa orientale, dall'Africa, dal continente asiatico, dal continente addirittura americano. Quindi ecco, al di là poi della Romania, che appunto a partire dagli anni 90 ha avuto un forte afflusso verso il nostro paese, vediamo un equilibrio tra tantissime comunità straniere che poi si amalgano e si integrano tra loro. Per esempio, nella prossima immagine possiamo vedere come... secondo solo, è così, nella prossima immagine... ecco, possiamo vedere poi, quella precedente, scusate, ecco sì, possiamo vedere che poi queste comunità straniere hanno, scusate, quella successiva, se è possibile, no, ce n'è una precedente, ok, sì, perfetto, sì, quella dopo, scusate, eccomi, ero confuso perché era lo stesso grafico. Ecco, vediamo che poi praticamente c'è un discorso di appartenenza continentale che per la maggior parte è europeo, e questo è molto interessante perché in questi ultimi anni, dove appunto il tema migratorio è stato un po' al centro, no, del dibattito del nostro paese pubblico, insomma, di scontri, di visioni diverse, poi in realtà quello che scopriamo è che oltre il 60% dei residenti, no, di questo municipio proviene poi da un paese europeo, addirittura il 50% dall'Unione Europea, quindi questa famosa, no, queste famose migrazioni provenienti dal Mediterraneo effettivamente non hanno avuto un forte impatto
poi all'interno del municipio stesso. E come si dicevo precedentemente, possiamo vedere anche nella prossima slide come poi questa migrazione si divide per traiettorie, cioè che cosa significa? Qua ho fatto dei piccoli colori, e considerate che le collettività rumene e albanese sono quelle da più anni presenti in questo territorio. Infatti possiamo vedere che la distribuzione tra uomini e donne all'interno di queste comunità è quasi paritaria. Che cosa ci dice questo? Ci dice che c'è una forte presenza di nuclei familiari. Invece abbiamo praticamente delle comunità come appunto quella ucraina e polacca, dove c'è una maggiore presenza femminile, viceversa quella pakistana e senegalese, dove c'è una maggiore presenza maschile. Per quale motivo? Perché anche per Roma, per questo municipio, ma un po' per tutta Italia, c'è una sorta di etnicizzazione del mondo del lavoro, nel senso che alcune appunto collettività tendono ad essere impiegate maggiormente in alcuni settori. E quindi, per esempio, no, tutto il settore delle golf, delle badanti, nel corso degli anni proviene soprattutto dall'Ucraina oppure dalla Polonia o dalla Moldova. E il settore edilizio è diviso a sua volta, no, per altri tipi di collettività. E quindi questa distribuzione che non vediamo paritaria tra le differenze nazioni è determinato appunto da questo motivo. Quindi poi, scendendo di scala, vediamo che la composizione all'interno tra uomini e donne delle singole collettività ci fa capire anche il tipo di migrazione e il tipo di traiettoria che questi paesi hanno prodotto nel tempo. Quindi ecco, possiamo vedere poi in quella successiva anche un tipo di struttura. E qual è la cosa interessante? La struttura demografica della popolazione straniera di questo municipio, vedete, è una popolazione molto giovane. Considerate che appunto prima si parlava di studenti, no? La popolazione straniera studentesca qui tra i 0 e i 14 anni è al 20%, rispetto invece a una media, tra virgolette, romana della città di Roma, che è al 13%, e una popolazione anziana all'interno appunto della popolazione straniera pressoché assente, perché tra la popolazione straniera è solo il 2% dei 45.000 che abbiamo visto prima che ha più di 65 anni. Quindi uno straniero su 5 ha meno di 15 anni, quindi questo è anche un altro dato da tener conto in questa analisi. E poi, così, andando avanti nella prossima slide, appunto possiamo vedere che praticamente il municipio sesto è praticamente il più giovane insieme al decimo di tutti i municipi di Roma, e questo appunto, come dicevo prima, è un fattore molto legato appunto alla popolazione straniera, che abbassa l'età media della popolazione in generale. Poi vediamo la slide successiva. Questo, ecco, è un dato molto interessante, nel senso che considerate che dal 2016 ad oggi, al 2020, sono circa 300-320.000 gli stranieri che tramite le vie irregolari sono arrivati in Italia. Eppure questo, non, come dicevo prima, non ha portato un grandissimo impatto sul territorio, perché la popolazione sostanzialmente è rimasta la stessa nell'ultimo quadriennio. Vedete che è aumentata di meno di 1.000 unità. La Romania, appunto alla collettività rumena, uguale, si è assestata sempre su questo numero di 21.000 unità, e così via. Sia quella nigeriana, cinese, del Bangladesh, albanese, hanno gli stessi numeri che hanno negli ultimi 4 anni. Quindi ormai abbiamo un fenomeno che è stabile, costante e presente all'interno del municipio. Come possiamo vedere successivamente, c'è anche una sorta di, nella prossima slide, questa migrazione porta con sé, appunto come diceva un sociologo svizzero, volevamo braccia, sono arrivati uomini. Che cosa succede? Succede che appunto queste popolazioni che vengono da fuori dall'Italia, queste popolazioni portano con sé
una differenza anche culturale, una differenza anche religiosa, e quindi considerate che all'interno del municipio Sesto vive circa il 10% di tutta la popolazione musulmana di Roma. Roma ha la popolazione, il maggior numero di musulmani d'Italia, circa 120.000 musulmani, e all'interno del municipio vivono circa 6-7.000 musulmani stranieri e altri 2-3.000 con cittadinanza italiana. Quindi all'interno del municipio ci sono circa 10.000 musulmani che, come potete vedere da questo questa mappa sviluppata dalla sociologa Caragiuli, questo poi produce anche la diffusione di luoghi di culto, e quindi all'interno del municipio si sviluppa anche un pluralismo religioso che ne caratterizza poi il territorio. E quindi vedete che c'è la diffusione di una serie di centri islamici anche nel territorio del Sesto Municipio. Ecco, poi vado in conclusione, nelle ultime due slide, con la prossima, ecco, la conclusione finale, insomma, i tre punti, diciamo, nevralgici di questa analisi, secondo me, sono appunto che la presenza straniera all'interno del municipio è cresciuta esponenzialmente. Considerate che nei primi anni 2000 era intorno alle 10.000 unità e oggi, come abbiamo visto, supera le 45.000 unità. E quindi di fatto la componente straniera è un pilastro fondamentale del municipio da tutti i punti di vista sociodemografico ed anche ed economico. Che cosa è successo però? Che questa migrazione, se inizialmente era una migrazione solo economica, quindi maschi adulti presenti temporaneamente per motivazione economica, nel corso degli anni è diventata una migrazione di popolamento, quindi si insedia col territorio con maggiore diffusione di nuclei familiari, portatrice di bisogni, sempre maggior numero di studenti all'interno delle scuole, e poi questa componente giovanile importante che di fatto diventa anche un elemento di contrasto al fenomeno dell'invecchiamento della popolazione nel municipio Sesto, ma non solo, un po' diciamo in tutti i municipi, ma un po' la tendenza generale italiana, appunto, di questo invecchiamento della popolazione che trova un suo controbilancio, appunto, una sorta di contrasto grazie a questa componente giovanile, come abbiamo visto prima, oltre il 20% della popolazione straniera a meno di 14 anni. Ecco, io mi fermerei qui e spero di essere stato nei tempi che abbiamo stabilito. Perfetto, Fabrizio, ti ringrazio per la relazione molto, molto densa, molto ricca, ma al tempo stesso sintetica, perfetta per poter stare nei tempi e avere anche un po' di spazio poi alla fine per qualche domanda, per ulteriori informazioni, ulteriori curiosità. Bene, allora dopo Fabrizio Ciocca, la nostra relatrice successiva è Nurhen Mahmoudi. Buongiorno, grazie per essere per essere qui con noi. Nurhen Mahmoudi è una studentessa dell'Università Orientale di Napoli, e così appunto il storico, come Luciano Villani poi ha avuto anche di seguito la testimonianza di Luigi Di Bernardo, così abbiamo organizzato una successione tra Fabrizio Ciocca e Nurhen Mahmoudi, che porta invece una testimonianza del proprio vissuto. Quindi lascio la parola e grazie ancora. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie al CNR per avermi invitata a questo evento, 150 anni di immigrazione di Roma. Innanzitutto vorrei fare una breve premessa, perché solitamente non mi è tanto facile parlare della mia vita personale, del mio percorso, ma visto che l'immigrazione è, diciamo, un tema centrale nella storia dei miei genitori e della mia storia, credo che ne vale proprio la pena a questo punto. Essendo poi appunto l'immigrazione un fenomeno che oggi viene trattato spesso volentieri, direi, anche in maniera superficiale, senza poi tenere in considerazione i dati, quella che sono magari i motivi che spingono un immigrato a lasciare il proprio paese ed andare a vivere in un altro paese.
Per cui diciamo che la mia testimonianza è una testimonianza che è raccontata dal punto di vista di una giovane di seconda generazione, figlia di immigrati, immigrata lei stessa, perché appunto, come vedremo tra poco, io non sono nata in Italia. Abbiamo visto con Fabrizio e Stefano, diciamo, un'analisi storica demografica di quello che è il sesto municipio in funzione dell'immigrazione, dati, statistiche. Abbiamo visto un po' che quella che è la teoria. Con la mia testimonianza cercheremo di vedere quello che essere immigrati significa in pratica. Per cui cercherò di percorrere alcuni elementi e le caratteristiche della vita di un immigrato tramite la mia testimonianza. Quindi, fatta questa premessa, mi presento in, diciamo, maniera più completa. Sono Norhan Mahmoudi, come ha detto Stefano in maniera corretta, però per alcuni sono stata, cioè per alcuni sono Nuren, per alcuni sono semplicemente Nur. Il mio nome è stato sempre qualcosa, insomma, un nome difficile da pronunciare per molti dei miei amici italiani. Ho 23 anni, studio lingue e culture comparate presso l'Università Orientale di Napoli e sono volontaria nel Dipartimento delle Campagne di un'organizzazione europea che si chiama FEMISO, che sta per il Forum of European Muslim Youth and Student Organization, che è un'organizzazione che lavora, diciamo, a stretto contatto con le istituzioni europee. E sono appunto figlia di immigrati, provengo da una famiglia mista in realtà, mio padre è tunisino, mia madre è algerina, due paesi che condividono un confine, però hanno delle culture, hanno due culture diverse, delle tradizioni, ma anche dei dialetti diversi e una storia diversa. E, diciamo che all'età di 8 anni mi sono trasferita a Roma, dove mio padre, insomma, già viveva dagli anni 80. Eravamo venuti per trascorrere le vacanze estive insieme a papà, che appunto già viveva qui, finché un giorno di agosto del 2007, ricordo papà e mamma venire da me e mia sorella, che eravamo ancora piccoli, e ci avevano chiesto cosa ne pensavamo di vivere qua. Di riunire la famiglia e di vivere, continuare a vivere qui. Ricordo che io e mia sorella eravamo abbastanza entusiaste dell'idea, soprattutto io, perché mi piace fare nuove esperienze, mi piace vivere diciamo in contesti diversi, quindi non mi ero opposta, però ero ancora inconsapevole, diciamo, delle difficoltà che avrei incontrato più tardi. Arriva settembre, primo giorno di scuola, ero molto felice, ma non sapevo ancora cosa aspettarmi. Entrai in classe, sono stata iscritta nella classe della appunto, quarta elementare. Quando entrai in classe me lo ricordo ancora com'era l'ambiente, era una classe molto colorata, c'erano tanti bambini e tante bambine. Tutto era bello finché la maestra non iniziò a parlarmi e io lì presi in coscienza proprio del primo ostacolo, che era la lingua. Suona la campanella ricreazione, ancora non capivo niente, vanno le ore e non riesco a capire neanche una parola. Arrivano le 4:30, l'ora di uscita, io lì proprio mi misi a piangere e singhiozzando avevo visto papà che mi era venuto a prendere e gli dissi: papà, io qui non ci voglio restare, io voglio tornare in Tunisia perché io qui non sono brava. Gli avevo detto questo perché a me piaceva tantissimo studiare, mia mamma mi aveva proprio aveva alimentato in me la passione dello studio, mi piaceva leggere, mi piaceva scrivere, colorare, noi facevamo tutto insieme quando eravamo in Tunisia. E quindi per me non riuscire più ad imparare, non riuscire più a comunicare era assolutamente inconcepibile. E mi ricordo ancora quel giorno perché papà a quel punto si era inginocchiato, mi prese tra le sue mani e mi disse: prova per un mese, lo so che è difficile, prova per un mese, se riesci va bene, rimanete qua, se non riesci potete ritornare, insomma puoi ritornare. E io gli dissi: ok, va bene, ci proverò, però allo stesso tempo, adesso che mi metto a riflettere, nello sguardo di mio padre c'era la nostalgia, perché vivere separati, no? Vivere
soprattutto magari per me vivere separata dalla figura paterna non era facile, e lo stesso è stato insomma anche per lui. Per cui io volevo veramente provarci, ero decisa, avevo preso due dizionari, uno italiano-arabo e l'altro francese-italiano, anche se diciamo non conoscevo il francese. Il 2006, sì, l'ultimo anno che avevo trascorso in Tunisia, la terza elementare, era il primo anno che avevo iniziato a studiare il francese, quindi qualche parola sapevo, però non lo sapevo molto bene. E quindi, insomma, chiedevo tutto, avevo una maestra di sostegno insieme alla maestra di matematica e di italiano che mi aiutavano. E ogni parola che sentivo mi mettevo immediatamente a cercare nel dizionario e la disegnavo. Poi avevo anche i miei compagni di classe, io indicavo le cose che erano in classe e chiedevo il nome e ripetevo, finché non passò questo mese. Passa il mese e un giorno appunto mia mamma mi venne a prendere da scuola e vedevo tutti i genitori che circondavano la maestra per chiedere informazioni sui propri figli, come stanno andando, se stanno andando bene, se stanno riscontrando problemi, eccetera. E io volevo essere alla pari dei miei compagni, avevo preso la mano di mia mamma, l'ho trascinata verso la maestra e l'avevo obbligata a chiedere informazioni su di me. E lei mi continuava a dire, ma come faccio? Io non riesco a parlare, non parlo ancora italiano. E gli ho detto, tu non lo parli, io sì. E praticamente, insomma, mi misi a parlare con la maestra chiedendo informazioni su me stessa e poi traducevo a mia mamma. E mia mamma mi guardava a sorpresa e mi chiedeva, ma tu quando hai imparato l'italiano? E insomma, lì poi iniziò il mio percorso, perché ero decisa, perché volevo imparare, perché volevo restare con mio padre. Quindi insomma, questa prima parte del mio intervento tende a sottolineare uno dei primi ostacoli che un immigrato riscontra all'arrivo, che è la lingua essenziale, perché oltre al fatto che appunto io studio lingue, sono appassionata di lingue, mi piace tanto il concetto di comunicazione. Appunto la lingua è importante perché non è solamente uno strumento di comunicazione, ma uno strumento che racconta storie, uno strumento che racconta la cultura, è uno strumento che ti permette di sentirti parte integrante di una comunità, parte integrante di una società. Questa è una, diciamo, una difficoltà che mia mamma ha riscontrato all'inizio, mio papà credo all'inizio, ma lui stava qui dagli anni 80, quindi si era perfettamente integrato. Il suo nome è Fauzi, era diventato ormai Fausto, lo chiamano tutti Fausto, quindi insomma questo problema non l'ha più avuto. Ora passo a un secondo elemento, perché bisogna anche contestualizzare, no, questa storia, e una delle tematiche centrali di questa iniziativa, di questo evento, è proprio il territorio, il municipio Sesto. E io non ho vissuto in un quartiere qualunque, io ho vissuto in un quartiere, un quartiere che ha diverse problematiche, un quartiere che è Tor Bella Monaca, un quartiere che sicuramente avete già sentito, di cui avete già sentito parlare almeno una volta nei TG o negli articoli, no? Diciamo però prima che, appunto, come veniva accennato negli interventi precedenti, Tor Bella Monaca si trova comunque nei dintorni di Borghesiana, Torre Gaia e Torre Angela, ed è una borgata che sorse tra gli anni 20 e 30 del XX secolo. Motivo per cui sorse è immigrazione, come è stato diciamo anticipato, perché c'è stata appunto un'immigrazione dalla provincia e dalle regioni meridionali d'Italia, e per il trasferimento in zone periferiche degli abitanti del centro storico dopo i numerosi sventramenti. Detto questo, Tor Bella Monaca non è, diciamo, un quartiere etichettato in maniera positiva, è un quartiere che ovviamente secondo i fatti ha grossi problemi, un quartiere in cui c'è un tasso non indifferente dell'abbandono di scuola, anche il tasso dei NEET, che sono i not educated
or employed teenagers, che è praticamente un indice che indica i ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non hanno un grado di non hanno avuto un'istruzione oppure hanno abbandonato l'istruzione, hanno abbandonato la scuola e non hanno neanche un lavoro. Questo indice tra Torre Angela e Torbella Monaca supera la media di Roma, che è del 10% del totale, e diciamo sta intorno ai 14%, che comunque è un dato importante. Dunque, diciamo, questi dati insieme ad altri dati dimostrano che effettivamente Torbella Monaca è un quartiere periferico che ha delle problematiche, però queste problematiche non definiscono questo quartiere, questo modo di raccontare Torbella Monaca come il quartiere forse più brutto, no? di Roma, non definisce diciamo, l'intera idea di questo quartiere, perché se andate a cercare su Wikipedia o su Google, insomma, Torbella Monaca, troverete una sezione che si chiama Cultura, e lì troverete due luoghi che hanno caratterizzato, diciamo, il mio percorso, ma che caratterizzano una risorsa di luce all'interno di Torbella Monaca. E questo è il Teatro di Torbella Monaca, che è stato inaugurato nel 2005, un luogo in cui viene promossa la cultura, un luogo aperto ai ragazzi, aperto ai cittadini, aperto ai residenti di Torbella Monaca, come di altri quartieri. È un luogo in cui appunto io sono cresciuta, perché quando ero alle elementari e alle medie, almeno una volta al mese andavamo a vedere qualche recita o qualche monologo, e quindi anche quello è un luogo che caratterizza in maniera importante Torbella Monaca. E diciamo che un altro luogo è il liceo Edoardo Amaldi, liceo che ho frequentato, liceo scientifico, che oggi è anche linguistico e classico, che ospita più di 1000 studenti. È un liceo che mi ha caratterizzato e ha contribuito alla mia crescita, diciamo, in diversi modi. Gli insegnanti, che vorrei ringraziare, mi hanno sempre sostenuto, così come hanno sostenuto gli altri studenti che frequentavano, insomma, il liceo. E per quanto appunto riguarda gli insegnanti, vorrei proprio aprire una piccola parentesi, perché nel mio percorso le maestre che ho avuto, l'insegnante delle medie, l'insegnante delle superiori, insomma, il loro ruolo è stato nobile, è stato molto importante nel mio percorso, perché appunto io credo che il ruolo dell'insegnante è un ruolo che è nobile, è un ruolo da onorare, perché gli insegnanti aiutano, danno supporto e ti conferiscono autostima quando magari tu non ce l'hai. Io ho sofferto di episodi di bullismo quando ero alle medie, e ogni anno volevo cambiare scuola, però l'unico motivo per cui non sono riuscita a prendere questa decisione sono stati i miei professori. I miei professori che mi hanno sempre sostenuta, che mi hanno sempre spinto a non fermarmi a queste debolezze e a superarle. Quindi un ringraziamento va proprio a questi insegnanti di Torbella Monaca. Torbella Monaca non è solamente appunto un quartiere negativo, ha diversi lati positivi che magari negli articoli, nei TG si vedono difficilmente. Per esempio, c'è una libreria a via Amico Spertini, una libreria che ogni giorno fa dei progetti e degli eventi per i bambini, è diretta da Alessandra La Terza, che appunto è la responsabile, che organizza questi eventi. Insomma, ci sono tantissimi, tantissimi luoghi, tantissime iniziative, e io la penso così: Torbella Monaca ha delle malattie, ma all'interno di questo quartiere c'è anche la cura per queste malattie. Ci sono iniziative, per esempio, per aiutare le famiglie più bisognose, a cui io avevo partecipato quando ero al liceo. E tutto parte appunto dalle scuole, parte dalla volontà di alcune persone di voler cambiare il quartiere in positivo.
Ora, detto questo, senza poi dilungarmi tanto, vorrei passare all'ultimo punto che vorrei trattare, e che è la questione dell'identità. La questione dell'identità è una questione che, insomma, è parte del mio percorso e credo lo sarà sempre, perché mi sono sempre fatta domande, oppure non sapevo rispondere a delle domande che mi venivano poste da altre persone. La più semplice delle quali è, quando per esempio andavo all'estero per rappresentare l'Italia in diverse occasioni, per, insomma, per dei training oppure per degli eventi, mi chiedevano where are you from? Ma tu da dove vieni? E io mi chiedevo poi cosa vuole sapere esattamente, da dove vengo oppure dove vivo? Perché sono due cose diverse, perché non sono nata nel posto in cui vivo e non vivo nel posto in cui sono nata, per cui c'era una differenza. E all'inizio pensavo che non mi dovevo dilungare, dovevo dire semplicemente che ero tunisina. Però la mia identità non è questa, cioè la mia identità non è solo questa, perché la mia identità è anche molto altro. Quindi mi sono convinta che anche se è un po' più lunga, dovevo comunque dirla, perché è quella che sono io. E io rispondevo sempre così: io sono tunisina, per metà algerina, e vivo a Roma. Quindi anche se è una frase molto più lunga, ci tenevo a dirla, perché appunto rappresenta la mia identità. Per quanto riguarda la questione di identità, al di là del fatto che poi si aggiungono altre componenti, la questione religiosa, la componente religiosa, il velo, come è stato il mio approccio e come è stato l'approccio delle altre persone che mi hanno visto cambiare e che hanno visto il mio percorso evolvere, c'è un concetto che vorrei condividere con voi, perché io non credo che la questione dell'identità è qualcosa di, insomma, fissato, solido, cioè non è, almeno per quanto mi riguarda, non è mai così. E io non ho mai cercato e non ho mai trovato la risposta alla mia esigenza, qualcosa, una definizione a quello che io mi sentivo, fino a un paio di anni fa, in cui ho trovato uno studio di un sociologo che si chiama Ruth Usim, e ha elaborato il concetto di Third Culture Kid, che in italiano si tradurrebbe bambino della terza cultura. E con questo concetto si definiscono tutte quelle quei ragazzi, quelle ragazze che hanno una cultura che proviene dall'unione di due culture diverse. Ed è esattamente il mio caso, perché io non mi sento completamente 100% italiana, non mi sento 100% tunisiana, ma neanche 100% algerina, per così dire. Mi sento un insieme di tutto, no? E dunque questo concetto è proprio allineato a quello che io mi sentivo, a quella che è poi la mia identità, perché i TCK, vengono così chiamati, sono ragazzi che si sentono sia cittadini del mondo, ma cittadini di nessun paese. Sembra essere una contraddizione, no? Citizens of everywhere and citizens of nowhere, praticamente. Cittadini di tutti i luoghi, ma anche cittadini di nessun luogo, ed è appunto esattamente quello che mi sento io. Poi c'è uno studio molto, molto più lungo, magari possiamo parlare in separata sede, perché sono consapevole anche del tempo. E appunto, per concludere, vorrei concludere con leggendovi in realtà un paio di strofe di una canzone algerina che è molto famosa. Se volete poi vi condivido su il link, che si chiama Yarraya, e si riferisce a colui che emigra, colui che va. Queste due strofe recitano così: tu che parti, dove vai, finirai per ritornare, quanti ingenui se ne sono pentiti prima di te e di me. Tu che parti e dove vai, finirai per ritornare, quanti ingenui se ne sono pentiti prima di te e di me. Perché il tuo cuore è così triste? Perché stai là come uno sfortunato? Le difficoltà passano, così non costruirai né appenderai niente. E passano i giorni e passa la giovinezza, la tua e la mia, o povero chi ha perso la propria fortuna, così come me. E io
concludo qui, non vorrei aggiungere altro a questo. Poi vi condivido il link perché è una bella canzone. Grazie mille, grazie davvero per questo intervento così sentito e comunque prezioso, come dicono nei commenti Facebook, davvero personale, ma con una, come dire, un'importanza che riguarda tutti, perché appunto io davvero molto apprezzato questa attenzione sulla scuola, che è un elemento che spesso invece anche nei nostri incontri non è emerso, ma che è un elemento fondamentale nei processi migratori. Quella frase appunto che tu hai detto quando eri piccola, io qui non sono brava, visto appunto è una frase che dovrebbe mettere sul, come dire, che riguarda la scuola italiana, no? La capacità della scuola italiana di essere accogliente e riuscire a far sentire bravi gli studenti che portano altre lingue con sé e quindi hanno una ricchezza ulteriore, mentre invece spesso facciamo le scuole italiane a far sentire solo come una mancanza, ecco. E grazie davvero, grazie ancora. Ricordo appunto la possibilità di fare domande ai nostri relatori, ai nostri ospiti sullo spazio dei commenti di Facebook. E sono le 12, abbiamo finito, diciamo, la parte degli interventi organizzati, e quindi in questo spazio appunto che ci rimane possiamo anche dialogare tra di noi, quindi invito tutti i relatori a segnarsi, a segnalarci appunto se vogliono riprendere la parola, fare delle domande, e intanto il primo intervento appunto a cui diamo spazio è dello storico Luciano Villani, che voleva chiedere una cosa invece a Luigi Di Bernardo, quindi se mettiamo nel quadro anche Luigi, a questo punto appunto lascio la parola a Luciano, ricordando appunto agli ospiti nostri, diciamo i relatori che già sono qui con noi, che hanno la possibilità di interagire, di fare delle domande, ma anche appunto a chi ci sta seguendo da casa. Luciano, ti lascio la parola. Sì, anzitutto complimenti a tutti, perché davvero insomma ho seguito con molto interesse gli interventi che hanno seguito il mio, insomma, quindi davvero complimenti a tutti, è stato molto interessante. A Luigi Di Bernardo, cui insomma io lo intervisterei per capire un po' anche altre cose della sua vita, della famiglia, la sua storia, insomma, finocchio borghesiana. Ma volevo chiedere, se non sono troppo indiscreto, se ci può dire anzitutto proprio come è avvenuta la costruzione della casa in cui ha abitato, insomma, con la sua famiglia, cioè se è stata il frutto del lavoro familiare, no? Come era d'abitudine per molti, no? Che costruivano la loro casa, e quindi se c'è stato quel mutuo aiuto tra familiari e vicini, che era spesso un aiuto di carattere utilitaristico, perché poi ci si aiutava a vicenda, no? Oppure se ci si è rivolti in quel caso a una piccola impresa edile. E poi l'altra cosa che volevo chiedergli è come è avvenuta questa integrazione tra le famiglie, diciamo, di origine rurale e invece questo ceto medio borghese che soprattutto negli anni 70 decideva di trasferirsi in campagna. Si è stata avvertita, diciamo, no, questa nuova presenza, e in che maniera si è sviluppata questo tipo di integrazione? Considerato appunto che stiamo parlando di territori che è vero, diciamo, hanno proprio forse come proprio loro imprinting il fatto di essere molto aperti, no? Accogliere di volta in volta chi arriva, no?
È facile rispondere alla prima domanda, che l'esigenza non solo della mia famiglia, ma di tutte queste famiglie, come dicevo prima, che vengono messe fuori dalle aziende, perché le aziende volevano realizzare altre cose con i loro nuclei più grandi. Quindi abbiamo visto l'azienda di Pantano, dove adesso c'è l'ultima fermata, zona comune di Montecompatrici, la fermata della metro C, il capolinea della metro C. Ecco, in quell'azienda si è poi trasformata anche un centro di accoglienza turistico, proprio in quelle stanze dove c'erano le famiglie. E quindi ha sviluppato anche una, diciamo, un centro di, non dico di benessere, ma comunque dove poter fare matrimoni, dove poter fare le comunioni. Anche io, c'è una nipote che il papà era il fattore di lì e si è sposata facendo il pranzo dentro con l'azienda. Quindi le aziende hanno trovato altri sbocchi, perché diciamo che il mercato dei mercati generali, che inizialmente loro alimentavano direttamente da queste aziende, venivano meno, perché i materiali, diciamo, venivano da tutta Italia, ma anche dall'estero, sia per l'alimentazione, per tutte le cose, insomma, no? E quindi volevano ristrutturarsi. Questa Pantano Borghese è quella che ha resistito di più e resiste ancora. Ha venduto solamente proprio quello spazio di terreno e quella casa dove ho abitato io dal 54 a circa il 1960. E poi lì tutta la zona è cambiata, perché Valle Martella oggi conterà almeno 3.000 abitanti, quando c'ero io era solamente un vastissimo campo dove c'erano le pecore. Poi noi, fra l'altro, dopo questa, diciamo, quasi cacciata da quell'azienda, emigriamo in altre aziende. E sempre per la prima fase andiamo in affitto vicino dove adesso c'è la metropolitana, Pantano Borghese, proprio vicino a quei terreni che erano stati dati dai comuni diciamo, per i valorosi della prima guerra mondiale. E dopo di lì però ritorniamo nelle aziende, perché mentre io mi specializzo un po' come nelle tecnologie del momento, che quindi ho fatto la scuola di avviamento professionale, ho fatto poi 2 anni di scuola per specializzarmi al Galilei a Roma, e mentre il resto della mia famiglia continuava a lavorare nelle aziende, però anche mio fratello, 10 anni più di me, che oggi purtroppo è morto a 56 anni per una rottura dell'aorta addominale. Però lui ha continuato a lavorare nelle aziende. Quindi in un primo momento l'azienda di Palla Vicina aveva già venduto dei pezzi, e lui andò a lavorare lì proprio perché noi ci siamo andati a abitare insieme a lui, perché tutta la famiglia lavorava lì. Dopo anche lì è diventato un po' complicato e ci trasferiamo a Via dell'Agrigillo, che è di fronte, dove oggi c'è l'impianto dell'AMA, e in quel periodo c'era ancora una parte dell'azienda di Pratolungo, che era una delle tre sorelle, e che funzionava e faceva addirittura le piantagioni di tabacco. Quindi quell'emigrazione che veniva dall'allora, quando siamo arrivati noi, negli anni, diciamo, 50-60, lì venivano da Lecce, venivano i coltivatori di tabacco dalla Puglia, sono venuti almeno per 3-4 stagioni. Mi ricordo una famiglia in particolare che aveva 6 figlie femmine, la maggior parte poi si sono sposate qui.
e quindi anche loro si sono trasferiti qui. Però nello stesso momento che Borghesiana, diciamo, l'altra azienda comincia a pensare di lottizzare, questa azienda vende al Comune di Roma, che poi non era il Comune di Roma, perché poi è risultato che tutta quest'area di diversi, non so, saranno 40-50 ettari di terreno dove c'è l'AMA, dopo è stato costruito addirittura intorno al 2012 un quartiere che poi si è scoperto che questo quartiere stava anche costruito su un territorio nocivo, ormai invaso, perché nei primi tempi che è arrivata l'AMA si pensava di arricchire i terreni di coltivazione con quello che restava dello stabilimento dell'AMA, della trasformazione della Mondezza. Invece è stato un errore tremendo perché questo ha inquinato e ha inquinato anche la parte, diciamo, storica del Lazio e dell'intera civiltà, perché l'AMA sta a 2,5 km da Gabbi e quindi sono zone ricche della città di Gabbi. La città di Gabbi è nata 700 anni prima di Roma, si pensa addirittura che andava a scuola lì Romolo e Remo, quindi è stato fatto un danno enorme. Ecco. Quindi questa azienda si dimezza proprio perché acquista, non mi ricordo il nome, ma mi potrei sbagliare, acquista il grande possessore di tutte le aree dell'AMA della città di Roma. E quindi c'è questo sfaldamento di queste diciamo, di queste due aziende. All'interno di quell'azienda c'era un pollaio dove presi a lavorare sempre le mie sorelle e mio padre, e mentre mio fratello lavorava sempre con le macchine agricole per le piantagioni di tabacco e per l'alimentazione di quel poco bestiame che era rimasto, e lì c'era a Via dell'Agrigillo, c'era un pollaio e loro, papà e mia sorella, una mia sorella che ancora non si sposava, mia mamma e mia cognata lavoravano all'interno di questo pollaio che vendevano, allevavano faraoni, allevavano galline e quindi vendevano ai macellai della zona, alle trattorie della zona. Dopo, piano piano, arrivata però la costruzione dell'AMA, arrivata anche la costruzione di un inceneritore che poi siamo riusciti a far abbattere negli anni 90. Quindi un'altra lotta, e quindi in quel momento è venuta l'esigenza proprio materiale di che quella zona veniva ormai occupata da altre cose, e di acquistare un terreno, e abbiamo acquistato questo terreno nel 64 per poi nel 1966 costruire, e il primo piano sta sotto dove io adesso sono seduto. È stato costruito, come dicevo prima, con questa legge, mi sembra, Dupini, dove si pagava il dazio e basta, e quindi non c'erano limiti per dire non puoi fabbricare. Molti prima di noi avevano comprato lotti come il nostro in due proprietà, quindi c'è una zona che è quasi di fronte, proprio di fronte alla biblioteca, la parte, diciamo, ovest della Casilina, che è chiamato Ghetto, proprio perché avevano costruito in piccoli terreni, in piccoli spazi, due famiglie indipendenti, magari comune in comune. Noi invece abbiamo già cominciato a pensare, ci vogliono 1.000 metri per fare una casa un po' più spaziosa, insomma. Poi le mie sorelle ormai erano tutte sposate, siamo rimasti io e mio fratello. Dopo abbiamo sopraelevato con molti sacrifici, sono arrivate le sanatorie, le pesanti sanatorie, perché noi nella prima parte non abbiamo pagato quasi nulla. Nella seconda parte, quindi la prima dell'85, abbiamo pagato qualcosa in più. Dall'85 in poi, fino all'ultima che abbiamo fatto nel 2004-2006, e lì abbiamo pagato 10 milioni. Prima era stata stabilita già nel 96 quando si doveva pagare, e poi è stata trasformata in euro, insomma,
e abbiamo pagato parecchio. E quindi ecco, tutto il quartiere è cresciuto tantissimo e anche adesso in questa palazzina dove proprietari siamo diventati tutti o i miei figli o i miei nipoti, ci sono due famiglie rumene. E quindi ecco, siamo abbastanza integrati. Ecco. Poi diciamo che i rumeni poi hanno le loro chiese, le loro esigenze, perché anche se sono cristiani, non sono del cristianesimo italiano, quindi loro non vanno per esempio a messa nella chiesa di Finocchio, ma hanno delle chiese loro. Quindi diciamo che l'integrazione sta avvenendo, ma non è ancora al 100%. Ecco, questo è. Grazie E quindi Luigi. ecco, credo di aver Grazie. risposto un po' in parte anche alla seconda domanda. Benissimo. Grazie, grazie a Luigi Di Bernardo, grazie anche a Luciano Villani per averlo sollecitato a regalarci anche un'altra porzione dei suoi ricordi, di questa storia molto importante per capire anche i caratteri della città di Roma e dell'immigrazione, del ruolo dell'immigrazione nella storia cittadina. Fabrizio Ciocca aveva invece, ciao Fabrizio, una Eccomi. domanda da porre a Norhen, che quindi chiedo alla regia di inserire tutti e tre, e allora è a Norhen di levare il muto, perfetto, e a questo punto lascio la parola a Fabrizio. Sì, grazie. Approfitto di questi ultimi minuti e mi leggo anche all'ultima frase che ha detto Luigi. Noren, mi ha molto colpito il tuo intervento, veramente molto, molto interessante in questo excursus che abbiamo fatto praticamente di questi ultimi 100 anni, a partire un po' dall'introduzione che ha fatto Luciano. Ti volevo chiedere, ecco, questa diversità religiosa che tu in qualche modo porti con te, no, e rappresenti, secondo te nel territorio del sesto municipio come viene vissuta, come è stata vissuta? Perché io conosco un po' quel territorio e fino a 15-20 anni fa, per esempio, era molto difficile vedere comunque ragazze musulmane con il velo, no? Per strada o per le vie o piuttosto che la fermata metropolitana. Ecco, siccome questo è un po' anche il mio focus disciplinare, volevo sapere così da te un piccolo esempio rispetto al territorio in cui vivi, par episodi particolari o un po' l'atmosfera che si vive o se non c'è nessun tipo di riscontro da questo punto di vista. Allora, grazie Fabrizio per la domanda. Per quanto riguarda il Sesto Municipio, in particolare sempre Tor Bella Monaca, diciamo, ci sono diverse comunità religiose e il fatto che io appunto sono musulmana e porto il velo, qualche volta ha creato qualche problema, nel senso, poi il mio punto di riferimento è sempre la scuola, magari è sempre il liceo, e ho iniziato a portare il velo all'età di circa 14 anni, 14-15 anni, il primo liceo, il primo giorno del primo anno, proprio per evitare domande, perché sinceramente non sapevo neanche io perché lo stavo portando il velo. È stata, diciamo, una decisione mia, sapevo che prima o poi avrei capito, però lo volevo mettere. Diciamo che questa diversità religiosa l'ho vissuta in maniera abbastanza serena, nel senso ero convinta della mia identità, ero convinta di quello che sono. Dicevo che qualche volta ha portato qualche problema di integrazione all'interno della scuola, perché magari alcuni compagni di classe o alcune persone non riuscivano ad accettare questa diversità, però io credo che nel corso degli anni questa cosa e questo elemento è cambiato non solo magari all'interno della scuola, ma nel quartiere stesso, perché la vedo un po' più, ecco, accettata. C'è una coesistenza tra le diverse comunità religiose. Io personalmente, per esempio, a scuola ho sempre fatto religione perché mi piaceva il dialogo, mi piaceva insomma sentire anche e capire altre fedi, altre religioni, anche perché nella nostra scuola l'ora di religione era un'ora di dialogo. Quindi io per 5 anni l'ho fatta e in più ho partecipato anche a scuola di comunità, a un'associazione sempre a livello nazionale, però c'era un, diciamo, un ramo anche a scuola
E avevo iniziato a fare filosofia al terzo anno, la mia professoressa mi aveva invitato a questi ritiri, diciamo una sorta di ritiri spirituali cristiani, e andai con loro anche ad Assisi, quindi ero l'unica musulmana intrusa, proprio per capire, perché a me piaceva il confronto, mi piace tuttora, perché faceva riflettere anche me sul rapporto tra me e la mia religione, per cui insomma non ci sono stati episodi in particolare. Interessante. C'è ovviamente, ci sono delle cose ancora su cui ancora bisogna lavorare, però appunto a scuola non ricordo che è stato particolarmente difficile. Ok, grazie. Bene, grazie. Grazie ancora per quest'ultimo scambio. Dunque, non avendo altre ulteriori domande dai commenti, leggo ora che ci scrivono: bellissimo evento, suggerisco di farne altri con dovuti approfondimenti, necessitano per attivare conoscenze di identità del territorio, non per ultimo il fatto che l'inclusione non può essere solo una prerogativa della scuola, ma della società tutta. Bene, io ringrazio davvero in maniera molto sentita tutti gli ospiti che hanno passato questa mattina con noi, che hanno condiviso i loro studi, il loro vissuto, le loro riflessioni. Ringrazio Paola Tinchitella per aver ospitato virtualmente nella biblioteca di Collina della Pace questa iniziativa. Ovviamente le persone che ci hanno seguito potranno poi anche rivedere il video dell'evento su Facebook. Rinvio per appunto poter rivedere il video, ma anche poi nei prossimi giorni caricheremo i materiali che sono stati presentati da Luciano Villani e da Fabrizio Ciocca al sito di riferimento di questo progetto, del progetto Le Immigrazioni a Roma Capitale dal 1870 ad oggi, storia, memoria, territori. Il sito è roma150immigrazioni.it, dove trovate i materiali delle iniziative passate e di questo. Bene, vi invito tutti a rimanere in contatto, a seguire poi le prossime iniziative di questo ciclo. Ringrazio appunto per l'ultima volta i relatori, tutti quanti, noi siamo qui in questi quadretti per mostrarci insieme, e alla prossima iniziativa. Speriamo appunto di poterci vedere in presenza, che presto possiamo riuscire a andare fisicamente nelle biblioteche, non solo per prendere video, per leggere, ma anche per incontrarci in iniziative di questo tipo. Grazie a voi, arrivederci, buona giornata. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci, a presto in biblioteca e nel parco, perché stiamo ristrutturando, il comune sta ristrutturando il parco, speriamo di fargliela entro quest'anno, quindi faremo una nuova inaugurazione soprattutto del parco giochi. Ok. Grazie, certo.